di Covid ce n'è, ma ce n'è seriamente, e anche di barba. E nonostante questo periodo abbastanza delicato e molto rosso come allarme, comunque fatto sta che in ogni caso voglio portare qualcosa di sempre nuovo nel mio canale, e quindi oggi sarà una chicca, magari avete già visto da qualche parte, però volevo presentarvi una piccola parte di me che ci tengo per quanto riguarda la sbarbata nuova. Intanto benvenuti su quello, ve lo dico dopo. Qua sono nella mia città, nel mio paese, e oggi sarà qualcosa di nuovo, come sempre, no? Ma anche un po' per riscoprire le tradizioni, o meglio i ricordi di quello che si faceva una volta dai barbieri, no? E anche un po' perché voglio dedicare questo video in particolare a mio nonno. Ho scoperto recentemente che anche lui aveva questa cura personale per la barba e anche per i baffi addirittura, ed è per questo che, ricordando un po' le epoche passate, peccato non averle vissute, che voglio ricordare, voglio farvi vedere quello che può essere una sbarbata un po' come ai vecchi tempi. Infatti oggi ho portato anche dei prodotti un po' vintage, un po' che fanno bandiera al nostro paese, alla nostra nazione, quindi mi sembrava giusto poterlo ricordare così anche mio nonno in particolare. Oggi sbarbata dal mio barbiere di fiducia. Credo che ormai di questi tempi col Covid, oltre al medico di famiglia, mi sa che tutti abbiamo il parrucchiere di famiglia o barbiere. E qua siamo da nostro amico Agostino. Notare semplicemente che anche il luogo, l'entrata, molto anni 70, già dice qualcosa. Proviamo ad entrare. Ok, è vuoto, ma sicuramente comparirà come le sorprese de Pasqua. Buongiorno, avete sentito? Era presente. Allora, notare che l'interno è molto carino, molto vintage sicuramente. L'unica cosa è che, nonostante sia qua da 20 anni, nonostante mi conosce da quando ero piccolino, l'unica cosa che ancora oggi stona è semplicemente il colore, perché ovviamente lui, essendo un fanatico della squadra Inter, doveva per forza tappezzarla così. Vabbè, l'unica nota un po' che stona, ma per il resto, giusto Agostino? Non stona niente. Dentro è tutto ok. Non stona niente. Ok, va bene. Però vabbè, dai, qualcosa di bianco e nero l'ho portato anche oggi, quindi almeno. Guarda, c'ho queste cose qua di nero, ma non di bianco. Va bene, dai. Comunque, in ogni caso, come i campioni, anche lui è un campione per quanto riguarda sia il taglio dei capelli che la barba. E oggi voglio affidarmi alle sue mani per la prima volta, ma so che posso fidarmi perché mi ha dato lui per primo i consigli per fare una barba ad hoc. Almeno per quando mi sono avvicinato io proprio un anno fa alla rasatura tradizionale. Va bene, adesso vi presento tra un po' i prodotti mentre mi preparo, mentre Agostino un attimo studia il mio viso e mi mette in una situazione di relax totale, ok? Scusate un po' il tremolio da Parkinson, ma non sono molto bravo a tenere questi strumenti. Sto aspettando uno stabilizzatore per la mia nuova attrezzatura. Vabbè, bando alle ciance, ciancio alle bande, ci vediamo tra poco. Voilà! Ed eccoci qua, con Agostino già pronto a mettere mano alle sue armi e così farmi anche la sbarbata. Allora, sì, prego, intanto, così poi pian piano presento cosa verrà utilizzato quest'oggi. Allora, innanzitutto, il suo amico Chavette, quello proprio vintage, dei vecchi tempi, che non lo utilizza solo per le rifinizioni, ma anche per fare certe barbe. Poi il sapone
il sapone, scusami, ecco, perché già stava preparando ovviamente su quel montaggio il sapone. Ovviamente siamo in Italia e volevo, come i vecchi tempi, fare uso di uno dei saponi più conosciuti, sicuramente più utilizzato, ovvero il ProRaso Blu Super Formula. Ha una nuova stampa, ha tutto un colore unico, non più strisce come la vecchia formula, e semplicemente ha la stessa fragranza, aloe e vitamina E, ma forse con meno estratto di liquirizia. Comunque c'è un profumo che te piglia proprio male. Prebarba, la linea bianca, perché non ho quella blu, ma comunque va benissimo perché ho la pelle sensibile e non si sa mai. E poi per finire, ovviamente, per ricordarci un po' i barbieri di una volta, il Floyd vecchia formula, quello un po' più talcato, e purtroppo a causa di un piccolo incidente successo prima me ne è caduto un bel po' fuori, però vabbè, insomma, per fortuna che se ne è salvato un pochettino, perché oggi voglio profumarmi così. Boh, io direi che siamo a posto con le presentazioni. Mi preparo con il risciacquo sul viso d'acqua calda e poi prebarba per poi andare con il resto, ok? Bene, godetevi lo spettacolo. Ciao!
Che la mia pelle è anche fin troppo sensibile, comunque me la sento molto più rilassata finalmente. Poi con questo Floyd vintage che veramente mancava come ciliegina sulla torta, ha fatto riscoprire anche un po' di ricordi anche al mio parrucchiere barbiere di fiducia. Che dire, Proraso è sempre una garanzia, quindi chi l'ha già utilizzato saprà che non avrà mai avuto risultati sicuramente diversi, ma sempre ottimali, o comunque che sicuramente hanno dato sempre quella super coccola e quella super protezione. Benissimo, direi che dopo questo provate anche voi ad andare da qualche barbiere italiano, che sicuramente sa farvi la barba con un tocco un po' più personale, un tocco italiano, giusto? Perfetto. Qui da Sbarbati e Profumati e dal nostro amico Agostino, a voi casa. Ciao.